Ciao, mi chiamo Elisa, ho 9 anni e vengo da Roma. Ciao, mi chiamo Francesco, vengo da Napoli e ho 10 anni. Ciao, mi chiamo Camilla, ho 7 anni, vivo a Viareggio. Nella mia famiglia ci sono 4 persone e un cane e si chiama Abby. Mia madre si chiama Elena e ha 35 anni, mio padre Edward e a 40 anni e mio fratello Marius ha 15 anni. Io con mio fratello non vado molto d'accordo, infatti bisticciamo sempre. Mia madre è sempre molto dolce e mio padre va sempre al lavoro, purtroppo. Nella mia famiglia c'è un legame molto speciale. Mia madre torna sempre dal lavoro e mi viene sempre lei a prendere da scuola. Quando arriva mamma mi piace tanto parlargli, quando arriva papà invece mi piace sempre scherzare con lui. Da grande vorrei fare la dottoressa, la protettrice degli animali, andare con le mie amiche in pasticceria, a lavorare in pasticceria come fa mia madre. So fare con mia madre il tiramisù e la torta, a volte l'aiuto anche a fare il pane. Mia mamma si chiama Concetta, ma la chiamano pure Titti, e ha 42 anni. Invece mio padre ha 45 anni e ho 2 cani. La femmina si chiama Ermione e il maschio si chiama Gelsomino. Ermione l'ha deciso mia mamma perché mia mamma è una fan di Harry Potter. Il maschio in realtà si chiamava già così, dovevamo cambiare il nome, però io ho deciso proprio Gelsomino. Pure io ho una sorella di 15 anni e mezzo, con lei litighiamo un po' sempre. Quando io voglio giocare, incomincia la terza guerra mondiale. Da grande voglio fare il calciatore. Io tifo Napoli. Il mio calciatore preferito è Insigne. Mia mamma si chiama Dalila, il mio papà si chiama Gianluca e la mia sorella si chiama Melissa. Con la mia sorella ci dico solo a volte perché a volte siamo un pochino diverse. Con la mia famiglia invece mi piace tanto giocare, cioè giochiamo sempre tutti insieme a carte. A volte vorrei tanto giocare un pochino con la mia sorella, ma la mia sorella non è tanto una giocherellona. Mi piacerebbe tanto avere un animale e infatti forse la mia mamma me lo prende quando avremo la casa più grande. Da grande vorrei avere una fattoria e curare tutti gli animali nella mia fattoria. La mia sorella ha 8 anni, a volte mi aiuta nei compiti perché la mia mamma e il mio papà lavorano tutto il giorno, infatti qualche volta mi viene a prendere la nonna a scuola, tutto il giorno sta con me, anche col nonno imparo le tabelline, mi ha fatto anche un tabellone con tutte le tabelline, a volte mi aiuta mia sorella e a volte faccio i compiti da sola. Allo zecchino cantiamo il ballo del chihuahua! Il ballo del chihuahua è una canzone magnifica, mi piace un sacco, non so agli altri però, è la mia canzone preferita da oggi. Parla di questi animali che ballano e invitano altri animali a ballare. Il pesce, l'orangotango, la giraffa, la balena, il chihuahua, cioè. Il pappagallo, la lumaca e basta. Secondo me è un ballo molto scatenato. Il ballo del chihuahua, come se i cani ballassero così. Il chihuahua cia, il chihuahua cia cia. E bam bam bam. Camilla è la mia migliore amica, ma tutti qua sono i miei migliori amici. Infatti lo zecchino d'oro non è soltanto stress totale, spesi sulle spalle, ma anche divertimento e amicizie. A parte che non è nemmeno uno stress, cioè per me è un divertimento perché cantare mi piace tanto. E poi sì, si conoscono nuovi amici, perciò è molto bello.